You're listening to an official DJ D-Max mixtape. Sui minori e di provvedere anche alla loro tutela specifica. Ovviamente ho apprezzato moltissimo la sensibilità del sindaco Moscatiello e della sua giunta, perché si deve proprio alla sua attenzione, alla sua sensibilità su questi temi, se un progetto come questo oggi può aver vita in un comune importante del Salernitano come Veronese. Ecco, purtroppo negli ultimi tempi si registrano casi di abusi sessuali ed ora più che mai il territorio deve dare una risposta certa anche per incoraggiare a denunciare. Sì, purtroppo i casi sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare. Sono rimasta particolarmente sconvolta non solo dai dati che emergono già da una prima analisi sullo stato di attuazione del progetto, ma anche dal fatto che purtroppo si sa che le violenze vengono perpetrate nella maggior parte dei casi da figure genitoriali, dal padre in particolare o addirittura da insegnanti. E allora di fronte a un dramma come questo credo che le istituzioni non possano che dare una risposta ferma, tempestiva ed efficace, e io credo che oggi il Comune di Veronese dimostri di essere particolarmente attento alle esigenze dei cittadini del suo territorio, in particolare di coloro i quali richiedono più tutela e più attenzione, perché particolarmente indifesi, cioè i minori. Comune attento, però i suoi colleghi in Parlamento, quando lei ha affrontato l'argomento, avevano altro da fare, era semivuoto il Parlamento quando si parlava di femminicidio. Non si indigna per questo? Guardi, sicuramente c'è molto rammarico che viene però compensato da due fattori in particolare. Il primo è che la discussione generale è durata molto di più rispetto a tante altre discussioni generali, direi 4-5 ore, e tutti gli interventi erano appassionati, sentiti e partecipati. Il secondo luogo ovviamente è il raggiungimento dell'obiettivo e del risultato. Il provvedimento di cui ero relatrice, la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati e settimana prossima si aspetta il varo definitivo dal Senato. Quindi questo in parte ci conforta e, come dire, compensa il rammarico per la visione di un'aula semi vuota durante la discussione generale. Grazie. Fare le coperture necessarie per evitare l'aumento dell'IVA, perché aumentare l'IVA in una fase come questa vuol dire frenare ancora di più i consumi, e quindi questo non aiuta sicuramente un'economia che ha bisogno di riprendersi, non aiuta un paese che ha bisogno di uscire da una fase di recessione che dura ormai da troppo, da tanto tempo. E quindi incalzeremo il governo affinché trovi le coperture necessarie per evitare l'aumento dell'IVA. Thank you.